la prova costume, le maniglie dell'amore, quei due chiletti di troppo, bla bla bla. Se il vero motivo per cui ti sei iscritta in palestra e ci vai 5 giorni su 7, incluso il sabato mattina post sbronza, è un uomo, ovvero Mister Muscolo, beh, allora attenta a cosa ti metti. Non ti saresti magari mai aspettata di ricevere un occhiolino ammiccante da lui durante la posizione del cigno alla lezione di yoga. E ora sei in crisi perché hai esaurito i tuoi outfit da palestra degni di essere chiamati tali? Beh, non hai bisogno di svaligiare Decathlon. Ti basta seguire le 3 semplici regole suggerite dal blog sexandroom.it. Innanzitutto, no alla tuta pigiama. Puoi piacergli con la coda di cavallo, la gocciolina di sudore, il mascara sbavato, però non esagerare con l'outfit casual. Sei in palestra per conquistare Mister Muscolo, non a casa a fare le pulizie della domenica con Mister Idraulico Gel. Quindi assolutamente da evitare sono le tute monocolore, quelle tanto tristi fatte da felpina grigia, pantapalazzo dello stesso grigio. Meglio una canotta nera e un leggings grigio per un effetto semplice ma sexy al punto giusto. E poi no al total color. Inutile dire che trucco e parrucco in palestra sono inutili oltre che inappropriati. Non potendo quindi puntare su ciglia lunghe e boccoli da principessa, metti in risalto i tuoi punti migliori. Per esempio, hai delle belle gambe? Beh, allora sì, hai leggings aderenti, magari di un bel fucsia sgargiante. Hai un bel punto vita? Usa un top corto e improvvisa magari uno spogliarello sexy togliendoti la felpa dopo una corsetta sul tapis roulant. Ricorda che il total color non va bene. Se il pezzo di sopra è colorato, il pezzo di sotto deve essere nero, oppure viceversa. E infine, no alla tuta andata e ritorno. Non infilarti la tuta a casa per poi uscire dalla palestra con la stessa tuta e fare la doccia a casa. No, no e no. Se aveva intenzione di invitarti a bere qualcosa insieme dopo la palestra, preferirà fare altre 2000 flessioni piuttosto che chiedertelo. Nella borsa, porta un bel jeans attillato con una camicetta casual un po' scollata e uno stivaletto alto oppure una parigina e avrai l'outfit perfetto che dirà: invitami a fare un aperitivo senza impegno, sono pronta. Non esagerare poi col trucco, in fondo devi far credere che non hai altri programmi e che dovresti solo tornare a casa sola, soletta. E se l'outfit fa la sua parte, ricordati che il portamento non è da meno. Non farti vedere troppo esperta con la macchina infernale degli addominali, potresti aver bisogno di aiuto e qualcuno magari sta proprio aspettando un'occasione come quella per farsi avanti. Se volete altri suggerimenti su outfit, seguite la pagina Facebook di Che mi metto oggi?